Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge. Sapete che ultimamente mi sta piacendo molto questo tema di questi challenge un po' più particolari ed oggi siamo qui per fare la challenge Mangio per 24 ore prodotti senza glutine. Prima di iniziare ne approfitto per la colazione perché è un pasto abbastanza semplice. Allora, sono andata un po' in difficoltà nel trovare i prodotti e vi spiego anche perché. Allora, all'inizio volevo acquistare tutto su un sito online che se non erro Nutrishop, ma non ricordo, comunque molto fornito di prodotti senza glutine. Però ovviamente ogni tanto i prodotti salati non c'erano, poi c'erano, poi avevo sempre il pallino che mi diceva: ok Giulia, acquisti questi prodotti online. Poi se qualcuno li vuole acquistare e comunque non vuole provare tutti i prodotti o se ci sarà poi qualcosa che non ti piacerà, cioè. È un po' il discorso dell'online, un po' un punto interrogativo perché comunque ci sono da calcolare anche le spese di spedizione, quindi ho fatto ok, facciamo una cosa. Vado alla Coppo, che è comunque uno dei suoi mercati più grandi qui nei miei dintorni, e ho detto ok, mi concentro lì, vediamo cosa riesco a trovare ad acquistare. Sono andata un po' in difficoltà, sono sincera, un po' con tutti i pasti, perché a volte trovo una cosa, però mi mancava la materia prima e quindi ho deciso di dividere, infatti, vedrete alcune cose che ho acquistato da Coop, questo ad esempio l'ho acquistato da Lidl e un altro prodottino che ho acquistato all'Eurospin, perché c'era pure la pasta da Coop, adatta per le persone senza glutine, però ovviamente era pasta e legumi. E quindi no, tipo se sbaglio Barilla fa la pasta senza glutine, se non sbaglio il marchio era proprio quello, però era legumi e con una cosa che avevo presa non ci azzeccava niente, non ci azzeccava nulla. Sono andata molto in difficoltà anche per quanto riguarda i prodotti per la merenda. C'era un marchio però che ho intenzione di far riprendere tutta la linea, che non mi ricordo, è un marchio sempre senza glutine, Sacle, lo sapete che non mi ricordo il nome? Però è tipo tutto giallo con il logo bianco e rosso, mo starò dicendo una stronzata del logo tipo in nero però, ma non sono voluta andare alla Conad anche perché poi ci voglio riandare e se vi fa piacere vi porto una seconda parte. Ricordo, il Conad Superstore aveva una vasta scelta di prodotti senza glutine, però non voglio dire una stupidaggine e quindi ci voglio riandare. Quindi se vi farà piacere vedere una seconda parte, io acquisto quei prodottini e facciamo il video recensione, perché alla fine questo è anche un video recensione. Sono voluta andare nel supermercato perché ho detto ok, la persona c'ha la Coop vicino casa. Si va a prendere quel prodotto, c'ha Lidl, si va a prendere quel prodotto, all'Eurospin si va a prendere quel prodotto. Ok, del marchio Sunday, questi li ho trovati da Lidl quando sono andata a prendere i prodotti del marchio Vemondo. Free From, ovviamente un prodotto senza glutine, sono dei cookies al limone, quindi all'interno c'è la crema di limone, tipo crispy. Sono veramente molto bianchi, assaggiamo. Wow, buoni. Non sembra un prodotto senza glutine. Buonissimi. La colazione è andata, noi ci vediamo direttamente a pranzo con il pranzo che secondo me mi spaventa molto, però secondo me sarà buono, quindi a tra poco. Eccoci qua con il pranzo. Io direi di assaggiare prima e poi vi do la recensione e parliamo un po'. Vediamo. Wow. Per essere comunque un prodotto confezionato senza glutine, wow, c'è anche il guanciale, vabbè, la pancetta dentro. La pasta non è indicata, però è mangiabile. Sinceramente il sugo buono, ma sinceramente non mi fa impazzire.
Buono, però rapportato ad un sugo confezionato e senza glutine ci sta, però sinceramente anche come sapore non somiglia comunque alla carbonara. Molto easy. Però comunque è passabile e mangiabile. Il pepe si sente. Tocca che ci sta veramente un sacco di pepe, Rind. Ovviamente è tutto senza glutine, sia la pasta che l'ho acquistata da Eurospin e sia il sugo che invece l'ho trovato dalla Coppo. Allora, il sugo marchio Biffi, carbonara senza glutine, invece la pasta. Aspettate, sto vedendo le clip. Amo essere senza glutine della Tremolini, fusilli, mais e riso. Però alla fine, dai, tutto sommato, niente male. Comunque ho cambiato la cena di questa sera. Perché sinceramente la vedevo troppo, troppo misera. Quindi ho detto, vabbè, sono andata da Eurospin, ho trovato una cosa, ho detto, ok, la prendo. Anche il pranzo è andato. Ci vediamo direttamente oggi pomeriggio per una merenda molto salata. Quindi ci vediamo oggi pomeriggio con la merenda. Ma quanto adoro! Direi che un dolcino post pranzo ci sta tutto, della Gallen, suppongo che si pronuncia così, sono delle gallette ricoperte di cioccolato. Allora, sono delle gallette di riso integrale ricoperte di cioccolato fondente senza glutine, quindi è un prodotto senza glutine. Assaggiamo, questa all'interno ce ne sono due, sì, oh. 60 calorie per galletta. Comunque a me queste mi piacciono tantissimo. Non queste qua perché già le provai, lo sapete che non mi ricordo. È troppo buone. Buonissime. Ci volevano. Mamma mia, sono troppo buone. Che poi sono sottili, non sono neanche troppo doppie. Me ne ho già assonato. Ne avevo bisogno. Dolcino post pranzo andato. Ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, la seconda merenda. Mia sorella ha detto: perché che ti sei mangiata prima? Le gallette col cioccolato. Post pranzo. Ok, siamo qui per provare due gusti di patatine Lay's. È un ottimo marchio. Siamo andati alla Coop, abbiamo visto questi prodotti, ho detto ok, dobbiamo prendere. Ovviamente sono entrambi prodotti senza glutine. Questo qui Mediterranee classico, quindi con olio d'oliva. Invece quest'altro qui gusto bacon. Colorazione simile. Solo che queste qui hanno olio d'oliva, sono più croccanti e sono leggermente più doppie, ma di poco. Tu ci sei? Io sento qualcosa di aglioso. Assaggiamo, olio d'oliva. Croccanti, vabbè, con l'acquolina, dai, però sono molto buone, untuose, croccanti, buone, bacon. Mi tocca bene. Fosse Sembra di forte come tocca sapore, bacon, invece no. Wow, non stucchevoli, delicate.
era molto sana andata. Quindi noi ci vediamo direttamente questa sera su questo schermo con la cena. Eccoci qua con la cena, vediamo se ho fatto lo screen, lo rifaccio. Un po' duretta perché mia sorella ci sta impiegando un po' a tagliarla. È molto, anche perché è molto sottile rispetto alle altre pizze surgelate. Ormai mi sono fatta una cultura di pizze surgelate. E sinceramente questa a vista un po' la vedo un po' duretta. Considerate che io ho prima preriscaldato il forno, prima l'ho fatto un po' scongelare per tipo un'oretta. Poi ho acceso comunque, ho preriscaldato il forno a 180 gradi. L'ho fatta stare a 180 gradi, è stata più di 10 minuti nel forno. Però vediamo, molto sottile rispetto tipo altri marchi, però comunque c'è da considerare che è una pizza senza glutine. È una pizza margherita con farina di grano saraceno e mozzarella filante senza lattosio. Assaggiamo. Com'è? Buona? Ma l'odore è buono. Manca l'acqua, però si sente che è una pizza senza glutine. Non è tanto morbida, anche perché è molto 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 sottile, però se comunque siete intolleranti al glutine ci sta. Ciò che non avrei messo io è proprio l'origano. L'ho presa da Eurospin. Hai finito prima tu. Wow. Ci è piaciuta un po', forse è troppo sottile, quindi questa cosa la rendeva pure croccante, però sinceramente nulla di che questa cosa, però molto buona la pizza in sé. Io spero. Ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo pasto di questa challenge. Quindi a domani. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione. Per colazione torta caprese senza glutine del marchio Besana. È una torta caprese al cioccolato bianco e ad alto contenuto di mandorle. 100% solo mandorle italiane, non avevamo dubbi. Allora, ovviamente latte alla solita tazza e facciamo il taglio della torta. Vediamo, allora io sono sincera, la caprese al cioccolato bianco mi sembra di non averla mai assaggiata, invece quella normale ovviamente sì, la classica sì. Vediamo un po'. Completamente piena di mandorle. Perciò sta scritto ad alto contenuto di mandorle, per non dicere ci stanno sulle mandorle, cioè veramente un prodotto ottimo. La sincera, preferisco sempre di questo marchio la classica. Il cioccolato bianco è buona, però diciamo che quella classica spezza pure un po'. Ha un po' quella vena amara perché poi si incontra col dolce, invece qua è molto dolce perché ovviamente c'è il cioccolato bianco, però è buona.
un altro piccolo pezzetto, me lo mangio. Anche la mia tazza di latte e caffè. Io spero che questo nuovo format, che comunque facciamo delle 24 ore anche in base alle varie intolleranze, ci sarà anche, voglio riportare sul canale, però voglio sapere se approvate o bocciate. Vi ricordate quando feci una settimana solo vegan, una settimana solo vegetariana? Dice anche la settimana sullo keto, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio fare una settimana solo, provando sempre un tipo di dieta. Puntini. Fatemi sapere se questa cosa vi può piacere oppure no. Però ve lo ammetto che era veramente un bellissimo format che mi piacque davvero tanto 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 e io mi divertì tanto a registrarlo, non tanto per la keto ma per le altre sì. E quindi nulla, fatemi sapere, ci saranno tante belle iniziative in quest'anno, ci saranno tante belle novità, io vi aggiorno, poi non vi preoccupate. E quindi nulla, io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!